Eccoci, buongiorno e ben arrivati. Benvenuti alla live di Vision Air, un luogo dove prendiamo ispirazione per imprenditori e professionisti, che siano visionari, che siano persone che guardano con positività al cambiamento. Questo perché? Perché a me è sempre piaciuto, io sono Enrico Caporale, mi presento. Titolare di MC2 Web, agenzia di marketing e una web agency. E mi è sempre piaciuto, e continuamente lo faccio, stare insieme a persone che, guarda caso, spesso sono i miei clienti, positive. E io stesso sono positivo con loro. E insieme riusciamo a trasformare questa positività, questa energia, in qualcosa da mettere a terra e farla diventare veramente un progetto che migliora il futuro di tutti. E allora da qui è venuta l'idea di unire tutte queste persone e voi stessi che siete online con noi per poter avere consigli utili e possibilità di coinvolgerci, creare insieme, perché insieme siamo più forti del singolo. Oggi parleremo di quello che è un argomento molto interessante, soprattutto dopo il lockdown, che è il personal brand. Perché il personal brand? Perché intanto che cos'è? Personal brand non è altro che il brand di una singola persona. Questo perché è importante e perché sta avendo molto successo, soprattutto in questo momento. Perché quando parli con una persona, fondamentalmente stai parlando con un tuo pari. Non c'è quell'astio che magari c'è tra azienda e persona. C'è una comunicazione one-on-one. Tutto questo discorso per farvi capire che è una comunicazione molto più sana, dove si riescono a trasmettere dei valori più veri, più sentiti. Anche perché tu, ascoltatore, riesci a immedesimarti nella persona che sta parlando. E allora da qui nasce il personal brand. Vi faccio un esempio famosissimo: Steve Jobs. Steve Jobs ha lavorato molto sul suo personal brand e soprattutto la Apple di Steve Jobs ha lavorato molto sul personal brand di Steve Jobs perché ha trasmesso. Ha assorbito quelli che erano i suoi valori. Infatti, ad oggi, se pensiamo ad Apple, pensiamo ai valori che sono stati trasferiti da Steve Jobs. Ovviamente qui non sono da solo, perché come vi ho detto, questo è un punto di incontro, questo è un punto per migliorarci e condividere. Ed oggi con noi, eccola qui, un ospite d'eccezione, Ciao. Patrizia Mottola. Eccoci, Patrizia, ciao. Come stai? Ce Problema di connessione, ma ce l'abbiamo fatta. Tutto la bene. facciamo, ce la facciamo. Non ci fermiamo davanti a niente. Ah, niente. È un piacere essere qui con te e con le persone che hanno questa visione, che non si fermano davanti a nessun Mai. ostacolo e hanno questa bellissima visione, perché solo così che si ottiene ottimismo, successo e si riesce a realizzare qualunque cosa. Ma chi meglio di te, infatti, può spiegarci cosa vuol dire avere una storia, lavorare sul proprio talento, lavorare su se stessi? Infatti, tutto questo è personal brand. Sì, tutto questo è per. Raccontaci un po' di te, dal chi sei, che un po' tutti lo sappiamo, però io lo direi, lo racconterei un po' a tutti come l'hai raccontato a me la prima volta. Certo. Sì, sarò veloce perché gli anni sono molti e sicuramente a proposito di determinazione, c'è stata questa determinazione fin da piccola, amavo il mondo del teatro, dello spettacolo, ma ahimè la mia famiglia vedeva, ma ancora adesso c'è questa visione appunto del mondo dello spettacolo, questo mondo della musica, del cinema, del teatro, come. Ecco, non si vede come un futuro roseo e anzi si spinge i figli a fare altre carriere. E così anche i miei genitori. Ma questa grande determinazione mi portò a fare
il percorso artistico, l'Accademia di Belle Arti come scenografa e poi a vincere una serie di provini che mi portarono a lavorare con grandi maestre, da Luca Ronconi al maestro del Gitis di Mosca, a fare una carriera teatrale, e dal teatro poi per motivi familiari smisi di fare quello che è il mestiere dell'attore di teatro, che è quello di viaggiare e cambiare città a città, per dedicarmi poi alla radio, alla radiofonia, al doppiaggio. Quindi molti conoscono la mia voce, ho dato voce a centinaia, a migliaia di personaggi, faccio questo mestiere ormai da 30 anni, per cui sono tantissimi i personaggi che a cui ho dato voce, tra cui i Pokémon, Dragon Ball, piuttosto che Danny Moore in alcuni film. Moore ce lo ricordiamo bene. Spot pubblicitari, famoso L'Espresso. E tanti altri. E continuo ancora adesso, domani per esempio sono a fare doppiaggio. E questo gran lavoro fatto nel campo artistico e vocale mi portò, ahimè, ad avere delle problematiche. E a volte, ecco, qua, visto che abbiamo molti imprenditori, a volte, come si suol dire, la difficoltà è un'opportunità. E io ringrazio per aver avuto le difficoltà che ho avuto, perché mi hanno stimolato a superarle, e ho avuto grandi difficoltà vocali. E questo mi ha portato a studiare, conoscere questo meraviglioso strumento che abbiamo tutti e che usiamo in maniera estremamente limitata. Sono andato a lavorare in molti paesi e con molti grandi insegnanti. E questo desiderio di migliorare le mie capacità date a difficoltà oggettive mi ha portato poi ad essere una consulente per imprenditori, per liberi professionisti. Insegno, collaboro con molte università, Cagliari, Napoli, Torino, Pisa, con imprenditori, grandi aziende, con studenti, artisti, veramente in ogni campo, perché è proprio vero, tutti comunicano, comunichiamo in ambito aziendale e personale, e se pensiamo, Enrico, i problemi nascono da difficoltà di comunicazione con noi stessi e con gli altri, a volte con i figli, a volte con i collaboratori. E tra l'altro, ecco, visto che quello che ha passato ci ha spinto, e tu lo sai meglio di me, insomma, tu sei un esperto in questo, ci ha catapultato velocemente a dover comunicare in modo differente, come stiamo facendo adesso. Invece di fare un evento pubblico, lo stiamo facendo in virtuale. Esatto, anche perché in questo momento, dopo il lockdown, ci siamo resi conto, forse ancora di più, chi magari non ci lavorava, magari come me, si è reso conto che da un momento all'altro è cambiato il paradigma. Ormai non si può più dire una volta, 6 mesi fa si andava fuori e si facevano magari incontri di lavoro, si utilizzavano dei network magari anche fisici, come io e te utilizzavamo, e dove ci siamo anche incontrati. Vero. E tutto ad un tratto, cosa è successo? È successo che ci siamo ritrovati a casa, ci siamo ritrovati bloccati, e l'unico canale, perché poi ci sono tanti canali dove utilizzare la propria comunicazione, la propria voce, non c'è solo il digitale. Io rispetto il digitale perché è il mio mondo, il tuo mondo è più trasversale, infatti, è molto più fisico. E funziona sempre. Ma questo momento in cui ci siamo trovati obbligati a rimanere a casa ci ha fatto capire di quanto è importante saper comunicare tramite un video. Perché tutti su Zoom, tutti su videochiamate, non potevi farne a meno, perché comunque avevi bisogno di vedere le persone, anche perché poi, lo sai meglio di me, la comunicazione cambia, no? Se non ti vedi, non riesci a dare un tono, scrivere è una cosa, parlare un'altra. Sì, cambia tutto. Pura. È un carattere in grassetto, un carattere leggero, uno spazio. La comunicazione è davvero una scienza meravigliosa. E credo proprio nel potere della sinergia.
Enrico, questo lavoro. Sì, caspita, lavoro di squadra. Guarda, io sono dell'idea che uno più uno non fa mai due. Il concetto è sempre questo. L'ho messo anche nel logo del brand di MC2Web, perché il 2 è la seconda, non è un 2. E già lì lo fa capire. È vero. Ma raccontaci un pochino, perché allora tu sei qua, io ti ho invitato. Primo, sì, perché sei una grande persona, una grande professionista, e con il tema di oggi sei praticamente il primo esempio da comunicare. E come sai comunicare tu, te l'ho sempre detto, io mi sento un ragazzino che ha appena iniziato a confronto, perché tu giustamente sei una professionista della voce e sì, hai proprio un tuo modo che si sente la differenza. Caspita. Infatti per quello chi meglio di te può spiegarci quanto è importante lavorare sulla voce, perché penso che sia proprio il risultato di un lavoro, non è una cosa solo naturale. No, è dato ecco, questo lo vediamo in tutti i campi. Se non studiamo, se non ci alleniamo, lo sentiamo. Pensa a un pianista, pensa a un atleta, anche a un chirurgo, piuttosto che davvero in ogni cosa, o anche semplicemente nelle lingue, se non le parli, non le alleni, poi ti dimentichi. Perdi. Nella muscolatura, sei fermo, non ti muovi, e sei allettato e perdi velocemente anche la muscolatura. Per cui siamo fatti è proprio il nostro modo di essere. L'essere umano ha bisogno di allenare qualunque abilità, altrimenti la si perde. E la voce è un muscolo, la voce è corpo, per cui risente della nostra postura, dei nostri pensieri, della nostra respirazione, per cui è davvero un lavoro sinergico e va allenata. Per cui Io so che tu, soprattutto nel tuo lavoro, diciamo, più nuovo, no? Rispetto a quello che hai avuto di esperienza e che continui a fare, di attrice, doppiatrice, proprio insegni a imprenditori, professionisti, ma anche bambini, a utilizzarla al meglio, con varie tipologie di servizi, no? Ci sono proprio tante sfaccettature, no? Che vai a cogliere. Sì. Questo viene anche dal mio lavoro di trainer, di PNL, di coaching, per cui come ogni cosa la voce poi è estremamente personale, come le impronte digitali. Ognuno di noi ha delle esigenze, qualcuno ha problemi di affaticamento perché parla tanto, qualcuno invece è molto timido e deve invece lavorare sulla sicurezza personale, qualcuno invece ha problemi respiratori, qualcuno invece ha dei blocchi dati da dei traumi che ha avuto, qualcuno ha una forte cadenza regionale, per cui siamo tutti diversi. C'è qualcuno che per esempio ha l'esigenza di parlare davanti a una telecamera, qualcuno invece che deve invece cantare, qualcuno che deve invece parlare davanti a una grande platea, quindi anche lì la voce cambia, cambia il mezzo e cambia anche la modalità. Quindi si va sempre, Enrico, come fai anche tu, a capire quali sono le esigenze e si fa davvero un personal brand, un lavoro personalizzato, come un abito su misura. Se io mettessi una taglia 52 ci ballo, ci va dentro proprio ognuno di noi. Deve andare proprio a strutturarlo in base alla persona, quello che gli serve, perché magari colui che ha un talento già di suo su una voce, un buon timbro, dimmi se sbaglio, dimmi, questo ti dico quello che ho percepito io, no, del tuo lavoro. Uno magari ha un buon timbro, una buona esposizione, però poi parla in dialetto. E allora lì ci va un lavoro sulla perfetta dizione. Perché tra l'altro, parlando anche di imprenditori, mi è capitato di avere imprenditori con forti cadenze regionali, che può funzionare nel momento in cui ti rivolgi a una determinata regione, rimani in quella cerchia, ma nel momento in cui hai un'intervista, devi fare un video e vai a livello nazionale,
quella forte cadenza regionale può risultare, anzi risulta comica, è un effetto comico. Sì, perché poi soprattutto se magari ci sono dei clienti o degli ascoltatori che loro stessi utilizzano un dialetto diverso, si canalizza l'interesse sul tipo di cadenza e non più su quello che stai dicendo. Cioè vai a perdere quello che è una parte della comunicazione. Esattamente. Per quello importante. Focalizziamo più sul come dice le cose piuttosto sul cosa dice. Per cui effettivamente dobbiamo curare tutto, tutto è importante. Certo. Sì. Ma esempio, quando a me capita sovente magari dover fare degli speech, parlare comunque in pubblico, lì è un'altra tipologia di insegnamento che dai, giusto? Perché lì è anche una questione, penso emotiva. Emotiva, cambia la voce, cambia anche la gestione degli spazi. Noi adesso siamo dentro questo rettangolo che è uno spazio limitato. Se siamo su un palco, come mi è capitato qualche sera fa di essere sul palco dell'Ariston, un meraviglioso palco, fare una premiazione, e lì gli spazi sono completamente diversi. Per cui cambiano gli spazi, cambiano le sonorità, e è un po' come uno chef, se deve cucinare per una tavolata, per 50 persone o per una sola persona. Quindi cambiano gli spazi, cambiano la gestione anche di quella che è la comunicazione non verbale e anche paraverbale, per cui abbiamo bisogno di più volume, abbiamo bisogno di più gestualità, abbiamo bisogno di più espressività, abbiamo bisogno, quindi più aumentano gli spazi e dobbiamo aumentare tutto, abbiamo bisogno anche di uno staff tecnico, pensiamo un fonico, un maxi schermo, tutto deve essere aumentato. È importantissimo il public speaking, soprattutto per diciamo gli imprenditori, perché poi di per sé a livello di marketing si può utilizzare benissimo in questo momento, perché lavorando sul proprio personal brand puoi andare a fare magari video, che possono essere video promozionali, video personali, video interviste, come stai facendo a te, video per poter promuovere la propria azienda, oppure anche solo un video per parlare ai propri dipendenti. Tanti lo utilizzano questo. Smart working è così. Se pensiamo anche, quando pensa al public speaking, pensa a grandi teatri, a grandi platee. Public speaking è anche quello che stiamo facendo adesso, e anche la riunione che fai in azienda, nella sala riunioni. Public speaking è anche quando comunichi con il tuo cliente, anche se sei solo persona. Anche perché ti dà un grande vantaggio. Sì. Io mi sono reso conto, prima di conoscerti e dopo che ti ho conosciuto, comunque il pensiero va sul come lo sto dicendo, che tono sto utilizzando, e lì riesci comunque a dare più peso coi tempi, col tono, più peso a quello che stai dicendo, e in automatico riesci a far capire meglio quello che vuoi esporre. Ti fai capire meglio e arrivi di più. Sì. Se pensiamo a un bambino, pensate alla potenza vocale che ha un bimbo, all'espressività di un bambino. Poi crescendo ci adeguiamo al gruppo di appartenenza, e quindi le persone diventano, non sono più espressive, diventano monotono, diventano monotone. E manca il sorriso, manca la gestualità, manca tutto quello che è il discorso dell'empatia e del carisma, perché qui sono anche elementi del carisma. Sì, anche perché su questo tema voglio farti una domanda. In base alla tua esperienza, in base alle persone che hai aiutato a migliorarsi, perché poi tu alla fine fai questo, fai un miglioramento personale, perché poi di per sé diventa un miglioramento personale, fare lavorare su se stessi. Secondo te è stato più importante il carisma che avevano interno nel proprio talento, o quello che poi hanno sviluppato conoscendo di più se stessi? Cioè, dove sta il segreto per avere carisma, fondamentalmente, che poi
è quello che ti fa ricordare, è quello che ti fa impattare in un mercato o semplicemente con la persona con cui stai parlando. Tutti abbiamo questo carisma. Il carisma è una cosa innata. Pensa a un bimbo, o pensa a un cucciolo di animale, arriva e tutti lo guardiamo attratti, perché hanno questa... Hai parlato di interno ed esterno, ed è importante questo riferimento che hai fatto. Quando c'è questa coerenza interna ed esterna, si è autentici. Quindi, tornando al personal brand, quello che funziona è l'autenticità. Sì. Se io ho la morte nel cuore e fuori invece devo sembrare contenta, ecco, non sono più autentica, risulto finta. Pensiamo anche ai grandi attori. Il grande attore è quello che ha fatto un lavoro di, si è immedesimato, è andato a prendere dei suoi vissuti per metterci anche un lavoro interno ed esterno. L'attore, visto che sono un'attrice, una regista, questo tipo di lavoro psicologico, fisico, posturale, anche un lavoro di abbigliamento, quindi fa una ricerca su come deve essere vestito il suo personaggio, come deve camminare, come si atteggia. Fa quindi un lavoro paraverbale, poi di per sé quello paraverbale, non verbale e verbale, cioè tutti i tre livelli della comunicazione. Quindi tutti noi abbiamo dei talenti e abbiamo delle grandi capacità, e che le teniamo in un cassetto e non andiamo a tirarle fuori per timore, per paura, perché effettivamente, anche, diciamolo Enrico, a volte ci limitiamo. Ecco, io direi che a volte ci lanciamo. Sì. La maggior parte delle volte ci limitiamo, sempre. Le persone come te, come me, quelli che ci stanno seguendo, sono appunto visionari, perché riescono a immaginare, sviluppano l'immaginazione, che è una qualità dell'essere umano. Ha la capacità di immaginare, e ti confesso, tutto quello che ho fatto nella mia vita l'ho immaginato, anche se mi sembrava impossibile, l'ho immaginato e poi si è realizzato. Perché hai lavorato per arrivare a quell'obiettivo lì, che per te era chiaro. Sì, quindi è un lavoro di visione, e poi di mettersi lì e trovare nella mission tutti gli step che ci servono, per cui trovare i giusti collaboratori, i giusti insegnanti, le giuste letture, e la giusta formazione. I giusti clienti. Perché guarda la fortuna che ho, e questo lo dico a chi ci segue, a chi ci vede, guardate la fortuna che ho io nell'aver Patrizia come cliente. Vero. Perché noi ci siamo conosciuti perché tu avevi bisogno di rifare il sito. Esatto. Da lì è nata una conoscenza, è nata comunque un rapporto cliente-fornitore, che poi non è cliente-fornitore. Ed è questo il grande vantaggio di persone che si capiscono, perché siamo sulla stessa linea d'onda, siamo sulla stessa lunghezza. Stessa lunghezza. E quello te lo dico personalmente, a me... Scambiare queste idee, scambiare questi pensieri mi dà molto di più che magari concludere un lavoro. Sì. Perché è il tragitto che fai insieme che ti porta su sul piacere di quello che fai. Non è la fine. Per me la fine non esiste. E quando abbiamo finito di farti il sito, lì è iniziato il lavoro, non è finito. Perché c'è tanto altro da fare sempre. Sì, sì. Ma anche solo scambiarsi comunque reciproche idee o progettare nuovi, fare nuovi progetti insieme. Fare nuovi progetti insieme, questo. Caspita, è bellissimo, bellissimo. Con una visione comune. Comune. Proprio di migliorare e far crescere le persone, le aziende, questo, ogni cosa che ho imparato per un'esigenza, una mia difficoltà, ho amato condividere la conoscenza, perché questo mi dà gioia poter fare in modo che persone non abbiano le stesse difficoltà che ho avuto io, che siano imprenditori, professionisti, aziende. Per cui la condivisione della conoscenza, questa è la prima cosa che la mette a terra, comunque è un aiuto concreto. Un aiuto concreto. Questo è bello.
una grande gioia, perché poi quando vedi gli altri che stanno bene, che funzionano, che sono soddisfatti, che hanno superato dei loro limiti e delle loro paure, ecco che il loro potenziale, che era lì inespresso, inizia a venire fuori. Viene fuori ed è radiante, splendente, ed è una cosa che, come diceva Marianne Williamson, non è solo in alcuni, è in tutti noi questa potenziale. Siamo tutti unici. Sì. E ognuno ha qualcosa da dire, sempre. Io lo dico sempre, lo dico a tutti i clienti, come l'ho detto a te la prima volta. Vero. Tutti abbiamo qualcosa da dire, bisogna solo trovare che cosa, scoprire il proprio talento, scoprire il proprio perché e iniziare a tirar fuori quelli che sono i valori che stanno dietro quella persona. Ed è qui che nasce l'intervento di questa sera del personal brand, perché una volta che si riesce a tirar fuori con un'analisi approfondita, con un miglioramento costante di se stessi, quelli che sono i propri valori, quelli che sono che è il proprio perché, cioè quello che a noi ci muove tutti i giorni, quello che a me come a te Patrizia ci fa svegliare la mattina e partire senza neanche pensare di andare a lavorare, non stiamo lavorando, stiamo facendo una cosa che ci piace ed è quello bellissimo. Ed è una fortuna. Io invito chiunque, se non è più felice nel fare quello che fa, la vita è una, cerchi proprio il proprio perché, che cosa ama fare, perché poi viene premiato, perché la passione, l'amore con cui fai le cose ti premia. Questo è davvero il segreto. Se ami quello che fai, non lavorerai un giorno e lo farai con tale passione, con tale amore, che produrrà poi successo. Sì, decisamente. Perché questo? Perché lavori su te stesso. È l'unico modo per poter saper di più, per aver successo. Perché tanto il segreto ce l'abbiamo sempre dentro. Sì. Non è mai fuori. No. E questo è un po' il segreto del successo della mia attività, come penso anche della tua. Sì, e di chiunque abbia raggiunto grandi risultati. Sì. Il denominatore comune. Sì. Infatti, guarda, proprio per questo ho visto un commento di Alberto Patrucco, ve lo metto. Guarda, arrivare con la voce è un lavoro fondamentale e affascinante, ci fa capire che abbiamo uno strumento formidabile che ci può far ottenere tanto in tante situazioni. Quanto è allenare la voce da un punto di vista della tecnica e quanto è consapevolezza psicologica della potenza della voce? Forse tutte e due le cose insieme? Bella domanda, Alberto. Quindi l'aspetto tecnico e l'aspetto psicologico. E la domanda è forse tutte e due le cose insieme? Sì, è un lavoro sinergico, Alberto, perché io posso essere molto brava tecnicamente, per cui dal punto di vista dell'intonazione, dal punto di vista dell'espansione vocale, dal punto di vista fisico, posturale, e poi dentro di me c'è quella vocina interna che mi dice ma cosa vai a fare, perché lo fai, quella vocina che è la vocina giudicante, che è la vocina dell'insegnante o del parente che ti ha messo dentro quell'aspetto negativo. Per cui dobbiamo lavorare in maniera sinergica, l'aspetto positivo, l'aspetto tecnico insieme. Quello, ecco, possiamo, come, tornando alla domanda di prima, interno ed esterno. Io posso lavorare sui fasci muscolari, posso lavorare sul mio strumento tecnicamente, e poi se sono triste, se il mio stato emotivo è abbattuto, la voce fa fatica ad uscire. Fai fatica. Io ricordo, a proposito di questo, mi è venuto un flash, ero arrivata a un turno di doppiaggio, felice con una macchina nuova, disse ai miei colleghi doppiatori, ragazzi, dopo offro un caffè a tutti, offro da bere, perché ho ritirato adesso la macchina e parcheggiata qua fuori. E il mio collega fa, ma quella macchina fuori completamente sventrata? E io, cosa dici? Figurati, ma cosa stai dicendo? E dice, no, c'è una macchina così, così, esattamente il modello, era un Audi nera con gli interni panna completamente sventrata. Cioè, vabbè. Scusate un attimo, vado a vedere. Ricordo quel giorno, nonostante tutte le mie capacità,
ho visto la mia macchina nuova, completamente sventrata. Chiesi di rimandare quel turno di doppiaggio un altro giorno perché ero davvero in difficoltà. Perché quando abbiamo un rapimento emotivo e abbiamo un rapimento forte emotivo, ecco che la prima cosa che se ne va è proprio la voce, sai Enrico? Un grande spavento. Non riesci a tirar fuori? Cosa succede? Succede proprio internamente, stringi. Si chiude. Chiudi. Ahimè, tempo fa di un'aggressione e non riuscivo a parlare. Quando la paura si chiude, e tecnicamente, ecco, parlando della tecnica, si chiudono le vere corde vocali, le false corde vocali si chiudono, si chiude l'epiglottite, tutto va in sicurezza, tutto il corpo, è un po' come quando vedi un animale spaventato, si richiude. Ok, ok. Cioè, c'è proprio una connessione diretta tra la parte psicologica e anche la tecnica, perché poi devono andare insieme fondamentalmente. Quindi è un lavoro di dialogo interno e un lavoro di tecnica muscolare. Entrambe, insieme. È vero. Okay. Spero che tu abbia risposto a pieno alla domanda di Alberto. Tra l'altro, se avete delle domande, chiedete pure, noi siamo qua per condividere, ci mancherebbe. Volevo chiederti una cosa, Patrizia. So che hai fatto un libro. Sì. Proprio su public speaking. Vero. Lido, cosa hai raccontato dentro questo video? Cioè, proprio sono delle istruzioni utili? No, esatto, tra l'altro un bel libro che viene consigliato anche nelle università. L'ho fatto insieme alla carissima Elisabetta Gola, docente dell'Università di Cagliari. È un libro proprio su, appunto, il public speaking e il ritorno dell'era vocale nell'era digitale. Per cui... si è sempre un po' lasciata da parte l'importanza della voce. In realtà, anche nella comunicazione, soprattutto nella comunicazione virtuale, sì, la voce è un elemento principe. Ma perché se tu guardi c'è un grande ritorno, Sì. Perché secondo me il fatto è che prima, con l'esplosione digitale, cosa succedeva? Te lo dico perché essendoci dentro lo vedevo. Tutti i siti, tutte le comunicazioni, i blog, qualsiasi cosa era una comunicazione scritta. Vero. Ultimamente ci stiamo rendendo conto che non basta più per poterlo comunicare al meglio. Sì. E allora escono i video, escono anche i podcast che funzionano molto bene. Molto bene. Io sinceramente quando sono in macchina, spesso e volentieri, non ascolto musica, ma ascolto podcast o ascolto degli audiolibri. Ottimo, bravo. È fantastica questa cosa qua, mi apre un sacco la mente. Crea una bellissima, un lavoro di immaginazione. Io sono cresciuta con la radio, ricordo i bellissimi sceneggiati radiofonici che feci per anni e anni per Rai Stereo 1, Rai Stereo 2, Rai Stereo 3, ed effettivamente la voce e tutto quello che hai elencato ci permette di essere liberi, perché un video ci blocca, sei fermo davanti a uno schermo, mentre ascoltando tu puoi continuare a scrivere al computer, puoi viaggiare. Ma poi ti fa immaginare, perché non hai l'immagine. Immaginare. E quindi tu diventi il regista del libro. A volte, non so se ti è capitato, vedere la trasposizione da un romanzo di successo in un film, un po' è deludente a volte, perché tu ti hai immaginato... Se sei immaginato in un'altra maniera. Sì, sempre. Lo sai, io immagino qualsiasi cosa, sono un visionario per qualsiasi cosa, anche prendo una penna in mano, per me questa penna tra 20 anni dovrà essere fatta in quell'altra maniera. Lo sai come sono fatto, perciò sì, spesso. Bello. E poi penso anche alla comunicazione, anche le telefonate, adesso comunque si continua a telefonare. È la comunicazione, il tono con cui dici le cose, io lo vedo anche con i miei figli, io ho due ragazzi, quanto il come, con che tono racconto delle cose o chiedo delle cose, fa la differenza nelle relazioni. Tanto, tantissimo.
molto sensibili, Enrico, e siamo molto sensibili al tono di voce, per cui la stessa cosa detta con un tono più affascinante, garbato, dolce, calmo, suadente, ha un effetto completamente diverso rispetto a un tono aggressivo, urlato, fastidioso, acuto. Ma infatti è un po' lo stesso concetto del marketing, della pubblicità, no? Sì. Una volta funzionava la pubblicità, bam, 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 vendita diretta, proprio forte, ben comunicata, ma in maniera aggressiva. Sì. In questo momento, essendo che si sta proprio cambiando paradigma, vero. La funzionalità di una pubblicità, l'elemento fondante è non vendere, perciò comunicare con dolcezza, comunicare sì. dei valori, comunicare ciò che c'è dietro, non più prodotto, prezzo. È l'unica cosa che non funziona più. Perché? Perché siamo arrivati da un periodo dove tutti facevano in questo modo, siamo tutti stufi di avere prezzi e prodotti, e allora adesso iniziamo a capire che vogliamo e compriamo solo quello che in termini valoriali ci identifica. Sì. Infatti il cellulare lo compri in base al valore che ti dà, sì. in base a quello che ti comunica, non più in base a quanto costa e cosa fa. È una vendita, possiamo dire che è una vendita emotiva. Ed ecco che le emozioni sono legate alla, appunto, alla comunicazione non verbale e paraverbale. Sì. Per cui l'emozione arriva da uno sguardo, da un sorriso, da una mimica, arriva da un suono. Quindi ecco che la voce è un elemento emozionale importante. Pensa anche alle colonne sonore. Caspita. Pensa a un film come Lo Squalo senza la famosa colonna sonora dello squalo. È quel gommone di plastica quasi ricco. Sì, è vero. Il suono, la musica, pensa alle colonne sonore. Adesso ho finito di girare un lungometraggio, stiamo lavorando alle musiche di questo film che richiederanno un grande lavoro. E so già che le musiche giuste renderanno quelle immagini ancora più belle, ancora più forti. Sì, sì. Quindi, tornando per esempio anche nel tuo caso, si fa un sito, si fa un video, la scelta della musica è molto importante. A volte si lascia al caso, cioè vabbè, scegliamo una voce a caso, fa lo speaker a un mio amico che conosco, la voce, la musica, quella che troviamo non ha importanza, in realtà sono due elementi estremamente importanti, perché parlano alla nostra pancia, alle nostre emozioni. Sì, infatti lo sai, perché l'hai vissuto anche tu. Io quando inizio ad avere un rapporto con una persona per poter poi iniziare un lavoro insieme, per poter poi farlo comunicare al meglio tramite digitale, sì. io cosa faccio? La prima cosa che faccio, ti devo conoscere al meglio, devo capire al meglio chi sei tu come persona, perché se no diversamente farei quello che fanno un po' tutti, prendo, ti do un prodotto, ma quel prodotto non ha più valore. Perché non è pubblicizzare un'azienda, ma dietro. Riesco a farti comunicare come comunicheresti tu sì. fisicamente, con tutte le tue qualità, in automatico l'utente che guarda, che ha davanti il tuo sito, riesce a cogliere delle cose che diversamente non potrebbe cogliere. Potrebbe solo coglierle in maniera fisica di fronte a te, parlando con una persona che è capace a comunicare. Ed è questo anche il vantaggio del curare se stessi, curare il proprio personal brand. Sì. Perché riesce a trasmettere, riesce ad avere questo impatto emotivo, sia in maniera online, col marketing, con la comunicazione digitale, sia nella tua maniera, nella maniera esterna all'online, l'offline, che è tramite la parte fisica, no? Tramite l'appuntamento fisico col cliente, tramite l'appuntamento con i propri dipendenti. Se tu hai un leader, hai una persona che comunica bene, che ti spiega bene le cose,
e che sa dirtelo col tono giusto, perché sai come si dice, devi dirlo col tono giusto. Ma il tono giusto non esiste, esiste un tono per far passare un concetto. Quel concetto deve passare bene. Se tu sbagli a farlo passare, hai perso. E uno dei problemi, Enrico, su questo punto, e così svegliamo anche consiglio preziosissimo per chi ci sta guardando ed ascoltando in questo momento, è il concetto di coerenza. Molte persone parlano di un beneficio, di un vantaggio, nello stesso tono, con la stessa cadenza, con la stessa faccia, di quello che invece è un problema che loro risolvono. Vantaggi, benefici, la soluzione arriva con la stessa voce, stessa modalità del problema. Per cui la coerenza è fondamentale. Molte volte si perde, e questa è la capacità degli attori, di dare espressività alla parola. Certo. Quindi la parola, se io adesso ti dico per esempio leggerezza o ti dico forza, sono due concetti diversi. Leggerezza, forza. Per cui molte persone dicono la forza del nostro brand è questo e noi la leggerezza, esatto, della nostra. Quindi la mancanza di coerenza, il nostro cervello rettiliano la legge come non mi convince molto. Questo capita sempre perché, ahimè Enrico, le persone tendono, è uno dei problemi più comuni, ad essere sempre monotono, monoritmo, monoespressione, sempre uguali a se stessi. Per cui non riescono a fare queste variazioni che sono fondamentali. E sento riunioni, perché poi facendo la formatrice, facendo il public speaking, sento migliaia e migliaia di discorsi durante l'anno e non mi arriva niente, non mi ricordo niente, perché non c'è una sottolineatura vocale. Non ti passa, non trasmettono. Non arrivano quelli che sono le keywords, le parole chiave, non arrivano. Dobbiamo riuscire a capire come si buca un video, come si arriva al nostro interlocutore. E questo si fa appunto lavorando su se stessi, lavorando sulla propria comunicazione. Tanto. Ma diciamo che si fa, e questo lo dico anche come consiglio a tutti, come dicevi, lavorando su se stessi, però tante volte, e te lo dico come esperienza personale, è difficile analizzarsi dall'interno, perché tante volte hai bisogno proprio del punto esterno. Io lo vedo anche io stesso, quello che faccio io con i brand, con le aziende, è proprio guardarlo da fuori. Sì. Tante volte mi bastano 5 secondi e ho già un'idea diversa rispetto al titolare che sta lì 12 ore al giorno e vede sempre la stessa cosa tutti i giorni. Non riesce a dare quella visione. E in base alla visione esterna, che sia di un'azienda o che sia di una persona, riesci a trasmettergli subito la scorciatoia, diciamo, il punto giusto da poter poi andare dove intervenire. Esatto. Giusto? È un po' così il processo. Questo vale sia per la comunicazione in video, web, che altri generi di comunicazione. Quindi questo sguardo oggettivo e distaccato mi permette di vedere, di nuovo, senza quel coinvolgimento emotivo che ci fa vedere le cose in maniera differente. E poi altro elemento è avere un feedback di qualità da un esperto. A volte si chiede agli amici come ti sia, ma è bello, mi piace, sì, bravo, però è l'amico, il parente. Quanto posso avere un feedback da un esperto di quel settore? Perché ti accelera i tempi, perché ha l'occhio oggettivo e ti sa dire questo è il problema, questa è la soluzione e acceleri anche i tempi. Sì, anche perché tante volte i personaggi di successo, perché hanno successo? Perché non si sono mai fermati, non hanno mai fermato il lavoro su se stessi. Vero. Vi faccio un esempio, facile proprio, cioè in maniera proprio pessima, Cristiano Ronaldo. Okay. Cristiano Ronaldo, parlando di personal brand, lo dico a tutti perché forse qualcuno non lo sa,
guadagna molto di più dal suo personal brand che dalla Juventus. Uno magari immagina che Cristiano Ronaldo guadagni tanto perché la Juventus lo paga tanto, ma guarda caso è la Juventus che giova dei valori del brand Cristiano Ronaldo, perché Cristiano Ronaldo ad oggi è un personal brand più forte di una squadra di calcio. È più importante lui come immagine. Perché? Perché una squadra di calcio è un'azienda. Un personal brand è una persona. Lui è una persona. Ciò che dice lui è detto perché lui ha dei valori. Bravo, esatto. L'azienda potrebbe usare una strategia comunicativa, perciò non per forza. Poi le grandi aziende, quelle che lavorano bene di comunicazione, riescono a trasmetterli. Ma il personal brand è sempre più forte perché crea proprio quell'attaccamento, no? Quell'aggancio tra persona e persona, quella fiducia. Se io ti dico che io personalmente, Enrico Caporale, la penso in un modo, tu ti fidi che io la penso in questo modo. Se ti dico che io azienda Coca-Cola la penso in questo modo, il tuo cervello, la tua parte rettiliana dice: ma quella è un'azienda, non è una persona, non può pensarla in quel modo. È solo un modo di vendere diverso, fondamentalmente così. Sì. Perciò questo è per farti un po' un esempio, no? Personal brand Cristiano Ronaldo, più importante del brand Juventus in questo momento. La persona giusta che identifica quel valore, pensa a, la Ferragni piuttosto che Gerry Scott, piuttosto che Fiorello, piuttosto che i personaggi televisivi che vengono poi affiancati a dei brand, verissimo. Perché esempio, anche come dicevi, Fiorello, sì. Se per Cristiano Ronaldo è un esempio di personal brand attuale, ottimo, ma soprattutto è un esempio di una persona che ha sempre continuato a lavorare. Lui è un grande stacanovista, no? Ma non è solo un grande stacanovista nel calcio, nell'allenamento, ma è un grande stacanovista nella cura di se stesso come personal brand. È un lavoro. È un lavoro. Però guarda cosa ha portato lavorare su se stessi. Tante volte anche i calciatori porta di più il lavoro del proprio personal brand per essere poi preso da una squadra che magari la prova fisica che fa in campo. Sì. Perché a quella squadra serve quel personal brand, perché sanno che lui ha quel carisma, ed è quello che dicevo prima. Lui, lavorando sul personal brand, acquista carisma. Perché di fuori tu lo conosci già, sembra di conoscerlo, ma poi nessuno lo conosce, tranne alcuni. Però questo è un po' quello che puoi fare lavorando su se stessi e lavorando sul proprio personal brand, comunicandolo fuori. Sì, questo vale in tutti i campi, nella musica, nelle aziende. Pensa a Freddie Mercury, eh? Lui era il simbolo. Infatti i Queen, no, Freddie Mercury. È Freddie Mercury. In cui non c'è stato più lui, i Queen hanno... Si sono persi, è normale. Carisma aveva sul palco, quanto ha lavorato su ogni canzone era diverso, e il look era diverso, e i movimenti, ci sceglieva le coreografie, e si studiava i video, e quindi questa ricerca... E quella è stata la loro chiave di successo, la loro, non la sua. Sì, la loro. Anche se poi identificavi tutto su Freddie Mercury, per cui sì. In tutti i campi. Pensa a Steve Come Jobs. Dicevi prima, Fiorello, a livello comunicativo, a livello di personal brand, cioè tu che sei in mezzo comunque Sanremo... È un grande... Nel momento in cui a Sanremo manca un po' di spinta emotiva, spinta di audience, scende Fiorello in campo, risolto, sì, e sale. Come mai? Perché lui sicuramente, poi dimmelo tu che lo conosci meglio di me, ha un grande talento. Grande talento, grande carisma. Ecco. Però sulla vocalità, secondo te, ci ha lavorato lui? Sì, sì, e soprattutto la sua abilità è che ama relazionarsi, perché anche questo è molto importante, devi comunque sì. Amare il tuo cliente, amare il pubblico,
creare questo ponte comunicativo. Se invece io ti giudico, inizio comunque a mettere delle barriere, diventa difficile la relazione. No. Lui è bravo in radio, è bravo in televisione, è bravo in teatro, è bravo dal vivo. Pensa, lui è partito proprio facendo l'animatore nei villaggi. Questa grande passione nella comunicazione, nella relazione, per cui scende, abbraccia le persone, chiacchiera con tutti, ha questa capacità che non è solo di Fiorello, è in ognuno di noi, se l'alleniamo. Questa capacità ce l'hanno i bambini, che tu metti dei bambini a giocare in una spiaggia, piccini, anche se non sanno ancora la lingua. Mi è capitato di vedere proprio mia figlia in spiaggia in Spagna, era piccina, ma parlava con il russo, con il belga, col francese, anche se facevano dei suoni, andavano d'amore d'accordo. Perché? C'erano blocchi emotivi, non c'erano blocchi culturali. No, esatto, il giudizio è terribile. Quando ci giudichiamo e giudichiamo, ecco che ci blocchiamo. Blocchiamo. Il comunicatore ama relazionarsi, non si giudica e riesce a creare questo ponte. E questa cosa qui si riesce a lavorare anche sul giudizio-pregiudizio come se fosse una cosa da togliersi, perché penso, lo vedo e ne sono sicuro perché poi ho letto un sacco di libri su questo, sulla psicologia su se stessi verso gli altri. Sì. La chiave dell'insuccesso è proprio questa. È il blocco emotivo che ognuno si crea. Sì. Dando giudizi agli altri e dandolo a se stessi. Perché poi il cervello poi lavora in doppio, no? Verso fuori, verso dentro. Vero. Sì, per esempio nella voce, e questa è la sala di registrazione della Pulsar, sì. Un allievo è in sala e si giudica, caspita, si dice non sono capace, sbaglio sempre, non... e ecco che non riesce più ad andare avanti, si blocca. Per cui, ok, questa cosa non è andata, che cosa devo migliorare la prossima volta? Va bene, ok. E questo vale anche per gli imprenditori. Non esiste fallimento, c'è soltanto raccolta di feedback. Sì. Raccolgo delle informazioni. Pensa a Thomas Edison, pensa ai grandi, hanno sbagliato, capito l'errore, modificato, e man mano, step by step, hanno raggiunto. Infatti lo dico sempre, bisogna testare, sì. Perché tanto ogni errore è un passo in più verso il successo, non è il fine è il successo. Più errori si fanno e più stiamo arrivando verso il successo. Sì. E tanti si bloccano proprio per la questione del giudizio e pregiudizio, lo noto tanto. Se invece si riescono a sbloccare, non si fermano più, sono dei treni. Pensa per esempio, proprio per questa situazione che abbiamo vissuto, qualcuno l'ha vista come una difficoltà, per altri una grande opportunità e per alcuni è stato... come è cambiato molte persone come cambierà e come cambierà molte persone per il timore di non essere perfetti in video, di non essere, forse non faccio bene, si sono preclusi questa possibilità di arrivare in modo facile e veloce a tutti e hanno aspettato di poter tornare in ufficio, di poter tornare alla vecchia modalità, ma si sono persi un'occasione. Sì, è vero. Quindi io quello che consiglio, anche se sbagli, fai. Perché la perfezione non esiste, è un viaggio, torniamo al viaggio. Man mano, ogni giorno, ogni volta migliorerai qualcosa per raggiungere risultati sempre più alti. Però se noi ci prefiggiamo di essere perfetti, deve essere tutto perfetto, ecco che diventa difficile, ti blocchi. Sì, perché, decisamente. E infatti ci vanno comunque delle strategie da applicare per poter sbloccare questi punti, no? Ma io te lo dico perché io stesso, da piccolo, da giovane, adesso ormai ho 36 anni, perciò non sono più ritenuto giovane. Tu parli di però, da ragazzo, io ero un ragazzo timido. Pensa. Vedi, questa è la faccia di chi dice, caspita,
E fanno tutti così, perché effettivamente ho lavorato su me stesso e mi sono reso conto che mi autobloccavo. Poi ho scoperto, facendo vari lavori, perché poi lavorando e facendo tante tipologie di lavoro, mi ha dato proprio una visione ampia di quello che è il mondo del lavoro e anche chi sono io. Sì. Perciò tutto, dove sta il mio talento, no? Un po' più di qua, un po' meno di là, e allora mi analizzavo. Hai avuto dei riconoscimenti e questo ha rafforzato la tua fiducia in te stesso, la tua autostima, e questo ti ha... è importante anche per i ragazzi, per i nostri figli. Infatti c'è Vito Stanisci che dice, te lo faccio vedere, sì. I bambini insegnano. Ah, vero, 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 vero. Questo è il primo consiglio di sempre. Dobbiamo essere sempre più bambini. Sì. Anche nell'essere visionari, io lo dico sempre. Quando è che, voi immaginatevi una persona visionaria, è il bambino. E più rimani visionario e più raggiungi gli obiettivi. Voi pensate a Elon Musk. Elon Musk mentalmente ha ancora la visione da bambino di voler fare una cosa che era nella sua testa, che pensa in un futuro anche lontano, ma continua, continua, continua. E adesso in pochi anni sta comunque avendo tanto successo. Sì. Perché? Perché non si è fermato davanti ai problemi, non si è fermato davanti a chi gli diceva non farlo, perché se guardi, per ogni successo ci sono in media 37 insuccessi, cioè vuol dire che fin quando non arrivi a 37 non è stato un insuccesso, io secondo me è così, e quello ti aiuta a andare sempre avanti, dobbiamo sempre andare avanti, come... lavorare su noi stessi, come, perché tanto è l'unica cosa sicura, il lavorare su noi stessi, perché qualsiasi cosa che sia materiale finisce, noi rimaniamo sempre e rimane il nostro, la nostra proiezione. E quello che mettiamo nella nostra testa, nel nostro cuore, rimane, è vero. Ci fa evolvere. Pensa a Walt Disney, che è stata una bellissima frase di Walt Disney: se puoi immaginarlo, puoi farlo. Sì. Largo spazio all'immaginazione e non togliere questa qualità dei bambini. E cioè, a proposito di film, di cinema, un bellissimo film che sicuramente avrei visto, Alla ricerca della felicità. Will Smith. Sì, bellissimo, stupendo. Parla a suo figlio, che tra l'altro è veramente suo figlio, sì, anche nella vita reale. E cioè, cosa fare con questo pallone? Voglio diventare un campione, dice questo bimbo, e dice: ma sì, vabbè, adesso non esageriamo, al massimo fare qualche partitella ogni tanto con gli amici, ma diventare un campione non ci pensare nemmeno. Ecco che il bambino a quel punto si blocca, di giocare, prende la palla, la mette nel sacchetto e grazie a Dio si rende conto dello sbaglio e dice: non permettere mai a nessuno di dire che non puoi fare qualcosa, perché te lo dicono, perché sono loro che non riescono a farla. Ma proseguiamo e seguiamo i nostri sogni. Questo è... bellissimo. Infatti, guarda che questo è un po' una similitudine nel nostro lavoro, mio e tuo, insieme. Perché quello che facciamo con i clienti è prevalentemente questo. Perché ci troviamo poi davanti delle persone che hanno delle difficoltà nel proporsi a livello di marketing, di comunicazione digitale, e nel proporsi a livello fisico, di voce, di cadenza con te. E cosa facciamo noi? Cerchiamo, conosciamo, parliamo, facciamo la consulenza, tiriamo fuori il proprio talento, glielo facciamo conoscere, e da lì loro in automatico già stanno crescendo, stanno diventando persone migliori e acquistano forza e valore e fiducia in se stessi. Vero, e qui sta la crescita, che tanto prima della crescita aziendale arriva la crescita personale, perché è qui cosa meglio per un personal brand crescere per poter far crescere l'azienda, la propria, sì, o se te stesso se sei un professionista, sì, perché se no non c'è altro. Voglio passarti quest'altra, sì, un giro positivo, di positività.
Rodolfo ci dice: d'altronde, se non hai carattere, valori, ambizioni, soprattutto entusiasmo in quello che fai, ti attacchi a feticci. Fantastico. Vero, vero, vero. Hai ragione. È vero. Ma diciamo che tante volte non devi avere tutto questo. Tante volte questa è una conseguenza. Sì. Perché io ho conosciuto persone che erano tristi. Tristi, perché comunque la vita è difficile per tutti. Il problema è che loro si erano bloccate. Con un po' di spinta, un po' di soprattutto tanta positività, che anche questo incontro, Visionaire, serve proprio a questo, per far capire che si può fare, tutto si può fare. Basta volerlo, basta allenarsi a farlo, basta aver fiducia. E vedendo chi c'è qui, questo fa capire che si può fare. Sì. E dicevo, anche se non hai carattere, ma ti rivolge a qualcuno che ti aiuta, in automatico poi acquisterai carattere. Sì, sì. Anche se pensi di non avere valori e in automatico non hai ambizioni perché sei in un momento triste, non riesci ad autoalimentarti, c'è qualcuno come Patrizia, come me, che ti aiutano a autoalimentarti, ad alimentarti inizialmente per poterti autoalimentare dopo. Perciò non c'è per forza l'obbligo di averlo dentro. Ognuno comunque ha il suo talento, basta scoprirlo e poterlo far emergere. Esatto, esatto. E per questo ci sono anche i professionisti come noi che lo facciamo. Vero, vero. A volte ci accorgiamo dei nostri talenti nei momenti di difficoltà. E prima parlavi dell'ottimismo. E effettivamente, anche un po' quello che stiamo vivendo, se pensiamo che questa situazione durerà nel tempo e peggiorerà, questo crea pessimismo. Sì. Gli studi fatti sul proprio il pensiero ottimista nasce dal fatto che si pensa che la difficoltà sia per un tempo limitato. E ricordo la mia mamma che diceva, ha visto la guerra, ha visto la miseria, le più grandi difficoltà, e diceva, abbi fede, passerà, stai tranquilla, poi le cose miglioreranno. Questo, abbiamo bisogno di questo, l'essere umano ha bisogno di questo. Sapere che domani ci sarà un giorno nuovo e che le cose possono e veramente cambiano. Se invece pensiamo che questa situazione... Lo vogliamo, sì. Sì, lo vogliamo. Perdurerà nel tempo, non cambierà niente, peggiorerà soltanto. Ecco che il pessimismo, l'insuccesso e anche le difficoltà, anche, diciamolo, abbiamo parlato di età, una vecchiaia difficile è assicurata. Sì. Alimentare proprio il pensiero, pensa ai grandi, abbiamo parlato prima di cinema, pensa al teatro, c'è un bellissimo testo, Enrico V di William Shakespeare, sono stati fatti anche dei film, che dice proprio questo, cioè è vero, c'è una battaglia da affrontare, ma pensate quando l'avremo superata e mostreremo le nostre cicatrici con orgoglio e lo racconteremo ai nostri nipoti. Cioè, il fatto di pensare, è vero, c'è un momento difficile, ma lo supereremo. Certo. Questo è fondamentale, lo supereremo insieme, creando una sinergia di imprenditori, manager, professionisti che hanno una visione comune, che è una visione di crescita, di contributo, di valore. Siamo qui per questo. Guarda cosa ha portato un momento difficile. Guarda cosa ha portato una difficoltà oggettiva, come il periodo che abbiamo passato, ha portato a pensare di unire tante persone come me, come te, come chi ci sta leggendo, ascoltando, chi ci ascolterà, perché comunque questa è una trasmissione che rimarrà e potrà essere vista anche dopo, e persone che arriveranno, persone che capiranno che sono parte di questo ecosistema positivo di persone visionarie che vogliono migliorare il mondo e il proprio mondo. Perché tanto ognuno ha quello che vede, ha quello che vuole, se è convinto, se è positivo e se crede in se stesso. Ti passo ancora questa scritta di questo che ha scritto Silvio Scaglia. Concordo con il personal brand,
anche in un'azienda come la mia, la clientela non segue il nominativo aziendale, ma segue la persona con cui si relaziona e segue l'impronta che diamo noi con i nostri personal brand, che credo sia la fiducia e la professionalità con cui lavoriamo e comunichiamo con loro. E beh, caspita, assolutamente. Infatti questo fa capire quanto è importante per un imprenditore, che di norma è al vertice, dare l'impronta sui dipendenti o sui collaboratori. Perché se l'imprenditore stesso non riesce a comunicare al meglio e non comunica il proprio brand, il proprio personal brand al meglio, chi è sotto a lui, chi prende, diciamo, ordini, dirà: allora si fa così? E inizia tutto un meccanismo negativo. Grazie Silvio per questo, diciamo, pensiero che effettivamente condividiamo. Penso che condividi anche tu, Patrizia, giusto? Grazie, è effettivamente vero così. Andiamo a conclusione. Allora, io vorrei farti una domanda. Allora, intanto ti ringrazio perché sei stata qui con noi. È stata una mia idea di fare questo Visionaire per poter unire un pochino le menti, diciamo un gruppo di pari, no? Perché è bello poter condividere positività, poter condividere il ce la facciamo insieme. E visto che siamo qui a dare una mano, a dare un aiuto, a dare positività a chi ci vede, chi ci vedrà. Sì. E visto che siamo in linea, sempre, stranamente, io e te. È vero. Visto che io aiuto le imprese e gli imprenditori e tu aiuti gli imprenditori e di conseguenza le imprese, vero, perché non offrire una consulenza congiunta? Ottimo, sì. Cosa ne dici? Volentieri, sì. Lo facciamo. Volentieri, sì, perché poi effettivamente è proprio un lavoro sinergico. Da una parte marketing, potrebbe venire fuori una cosa ancora più importante, più bella da tirar fuori. E lavoro su se stessi, in modo che sia coerente quello che vendiamo, proponiamo, con quello che è la nostra proprio capacità espressiva, creativa. Dai, facciamolo. Allora, facciamo così, se sei d'accordo. Chi ci vede, sia qui in diretta che in differita, sì, e ha bisogno di una consulenza da me, Patrizia, mandi una mail a, lo leggete qua davanti a me, enrico.caporale@emc2web, che è il sito internet della mia web agency. Scrivetemi: ho bisogno di una consulenza, ho visto l'intervista con Patrizia Visionaire, vi chiamerò, vi contatterò direttamente io e fisseremo un incontro gratuito con me e Patrizia. Così sì, potremo portare ancora al di fuori da questa intervista, da questo momento, tanta positività e tanta possibilità di fare. E ne abbiamo bisogno. L'Italia è un paese straordinario, abbiamo delle eccellenze e dobbiamo aiutarci affinché questo paese possa avere lo splendore che si merita. Decisamente. Perché è un paese che ha un grande cuore. Sì, bravo, bravo. E noi stessi dobbiamo averlo con chi è come noi, chi ha voglia di fare, perché sennò diversamente è inutile guardare sempre l'altro cosa fa. Facciamo noi prima di tutto. Agiamo per primi. Dai, proponiamo questa cosa qui. Il cambiamento che vuoi vedere, esatto. Esatto, esatto. Dai, mi fa piacere questa cosa qua. Piacere farci questa bella chiacchierata. Sì. Mi sento proprio, è stato arricchente, piacevole, energizzante. E allora ho avuto l'idea giusta, quando l'ho vista. E quando ho pensato a creare questo luogo di incontro tra menti visionarie, ho proprio pensato questo, che sta succedendo. Cioè, tra noi due ci stiamo autogenerando positività e energia. Penso che sia anche per chi ci ascolta, chi ci vede, e questo secondo me è già tanto. La forza è nel gruppo, e tu pensa, se pensiamo alla forza del lupo, è il branco, per cui da soli si fa poca strada, insieme è nella condivisione che c'è forza, per cui è per proprio, come si suol dire, ce la faremo
in questa unione di intenti e di visione comune. Enrico, è stato ottimo. Un piacere. Grazie mille, Patrizia. Grazie mille. Ringraziamo anche chi ci ha seguito e ha commentato. E guarda, sono visionario anche in questo. Ringrazio anche chi ci seguirà dopo, perché so che saranno tanti. E se avete consigli, condividete a chi, a vostri amici o a conoscenti che magari li vedete un po', che hanno bisogno di energia, hanno bisogno di uno spirito più positivo. Sì. A questo serve Visionaire. Verissimo. Grazie mille per essere stati con noi, grazie mille Patrizia. Un piacere. Ciao, e ci vediamo alla prossima, che sarà non la prossima settimana, ma probabilmente quella dopo. Ma tanto seguitemi sui social e avviso. Bene. Ciao a tutti. Okay.